Daniele, non è arrivato questo trofeo che tanto attendevate, è giusto capire, è comprensibile questa commozione, ma questi Eagles veramente meritava tanto. Sì, noi sapevamo che loro erano molto veloci nella manovra, anche nella forma fisica, abbiamo cercato di fare possesso palla, purtroppo tutto questo non ci è stato possibile, poi il gol ha complicato le cose, poi siamo andati sotto 2-3-0, è stato difficile riprenderla, Iannaccone ha provato un po' tutte le carte, però non ci siamo riusciti, abbiamo alzato il ritmo, ma onore a questa squadra che comunque ha giocato bene il minturno, noi ci abbiamo messa veramente tutta, insomma. Ecco Daniele, se c'è qualcosa da recriminare in questa stagione come capitano di una lunga permanenza con la maglia dell'Eagles Aprilia, vuoi lamentarla o meglio elogiarla il più possibile perché è giusto farlo? Ma alla fine secondo posto in campionato e voglio dire finalista di Coppa, abbiamo ottenuto direi il massimo visto come si erano messe le cose anche durante la stagione, il mister ha dato il massimo, ce l'abbiamo messa tutta anche noi, purtroppo siamo stati un pochino sfortunati, magari paghiamo qualche errore nel girone d'andata, però sarà per la prossima. E insieme a Gerardo Iannaccone trova un sorriso perché sì, a questi Eagles non si può sicuramente rammaricare nulla. No, assolutamente, i ragazzi hanno fatto una stagione straordinaria, nel corso del campionato di terzezza, arrivare secondi, arrivare in finale della Coppa vuol dire veramente che questa squadra ha qualcosa di molto positivo. La finale solo chi la gioca, mi hanno detto, la può perdere, perciò noi l'abbiamo giocato anche a buon livello, abbiamo incontrato comunque una bellissima squadra, molto bravi, molto compatti, bravi veramente. Ecco mister, nel tuo sorriso, nonostante che ci sono tante lacrime che stanno scendendo da questi purtroppo occhi, sì, però hai veramente onorato con questa squadra un gruppo fantastico. Un gruppo fantastico di ragazzi che ho incontrato quest'anno per la prima volta che mi sono seduto su questa panchina. È stata veramente, ho capito che ho trovato un gruppo di ragazzi meravigliosi che mi hanno dato questa gioia di arrivare in finale. Peccato, l'abbiamo giocata bene, è stata una bella, le persone che sono qui hanno visto un grandissimo puzza perché le due squadre si sono espresse. Siamo stati in partita primo tempo 1-0, qualche palo, traverse, un po' di tutto. Secondo tempo i ragazzi giustamente un po' abbiamo calato, abbiamo perso un po' forse di lucidità, abbiamo messo due gol, belli su azione, ci ha spezzato un po' le gambe, però abbiamo avuto l'opportunità di rientrare in partita, il portiere è stato bravo, un altro palo, un gol forse poteva pure entrare, però il futsal è questo, è stato bello, 3-1, va bene così, speriamo di l'anno prossimo di rifarci, speriamo bene. Grazie. Giulio Caramanica, tantissime presenze. 3 gol quest'anno, sei un cecchino, 4. Sei un cecchino anche dagli 11 metri, questa sera in qualche frangente ti sei superato, nonostante che qualcuno dice che con la tua stazza non sei capace di farlo. A me piace abbattere sempre i limiti, quindi se la gente parla e può parlare, io sto a me sul campo a dimostrare il contrario. Quindi... Ecco, Caramanica, vi attendevate di un epilogo di questo genere dopo una grande cavalcata in questo campionato? Ricordiamo tutti che siete arrivati a 3 punti dalla vostra antagonista che era sì. Il Minto. Guarda, ti posso parlare come squadra, noi dall'inizio di quest'anno l'obiettivo era vincere il campionato, purtroppo non ci siamo riusciti perché complimenti all'altra squadra che ha vinto, che l'ha meritato, e ci siamo trovati a dover giocare questi playoff e l'obiettivo minimo era vincerlo, quindi l'abbiamo voluto dall'inizio di questa avventura in pratica, quindi sono contento, non riesco nemmeno a parlare perché l'emozione è tanta. E allora, dalla tua contentezza ti lasciamo andare naturalmente a fare la doccia e attendiamo anche l'arrivo del questo punto del giocatore, capitano, allenatore. L'anima di questa squadra. L'anima di dire. Questa squadra, il capitano, vecchio, il veterano, l'esperto. San Germano, ecco, tante presenze per lui, ecco, attendiamo insomma che ci raggiunge, avete una maglia anche che celebra questa vittoria, finale Coppa Latina 2013, lo attendavate, lo sapevate già che riuscivate a vincere questo trofeo? No, è stato un tentativo, abbiamo cercato di darci un augurio da soli e fortunatamente è andata bene, probabilmente se avessimo perso le avremmo bruciate insieme a Giampiero, ecco, avremmo fatto un unico falò. San Germano, sei tornato dopo un anno, ti sei preso un anno sabbatico, sembrava che non volessi più giocare, invece hai raccolto questa sfida insieme anche, non dimentichiamolo, Steven Minutolo,
che ti ha lasciato una grande eredità, non da poco. Questa sera non sei andato a calcare questo parquet, però tante le presenze per te questa stagione e un grande apporto con oltre 20 reti. Sì, sì, mi sono divertito come giocatore. Alla fine ho fatto due mosse vincenti nelle ultime giornate. La prima mi sono levato da mezzo al campo e la seconda ho continuato ad avere fiducia in questa squadra perché secondo me c'erano grandi valori e tanto talento. È stato un peccato non aver raggiunto il primo posto, però la Coppa ci soddisfa ampiamente. È stata veramente una bella serata. Grazie a San Germano. L'ultima battuta, ma rapidamente, ma non è perché ce ne voglia, la lasciamo naturalmente a Giampiero De Clemente. Giampiero De Clemente, ci fanno cenno dalla regia, soltanto 40 secondi per te, ma non perché sei troppo dispendioso. Velocemente, a chi dedichi questa vittoria? Questa vittoria la dedico a tutti i ragazzi, la dedico ovviamente ai dirigenti, ai presidenti del Minturno Marina che ci hanno dato questa possibilità, essendo loro di calcio a 11 e quindi calcio a 5 ce lo siamo inventato noi. E dedico questa vittoria a Luigi San Germano perché ha saputo dare la giusta serenità ad un gruppo che ad un certo punto mostrava segni di, tra virgolette, concedimi la parola, di forse di squilibrio perché non riuscivano a trovare la propria identità nel momento giusto di una gara. E oggi hanno dimostrato che questa serenità l'hanno acquisita, grazie a Luigi San Germano.